Ecco, proprio qui Enrico, io infatti volevo chiederti quale fosse lo stato d'animo di Bonucci. Tu hai la possibilità comunque di tastare con mano l'umore e i nervi dei giocatori presenti a Coverciano, perché Bonucci alla fine è rimasto, non è stato tagliato e comunque Criscito si è detto sconvolto, risulta no? l'avviso di garanzia. Su Criscito era Ed sconvolto, ma Bonucci? l'iscrizione al Sì, registro degli indagati. io credo che Criscito fosse sconvolto come lo sarebbe stato chiunque di noi Certo, con una modalità del genere. Dopodiché, se è colpevole o innocente, lo può sapere soltanto lui, noi non lo possiamo certo sapere. Bonucci sembra molto tranquillo, dipende un po' anche dal carattere di questo ragazzo, che è un giocatore molto guascone, molto aperto, molto estroverso, molto sicuro di sé, e questa cosa sicuramente lo preserva da atteggiamenti esteriori che possono farlo sembrare, come nel caso di Criscito, che è stato forse più emotivo e quindi ha reagito in maniera anche apparentemente più così, anche più facile da capire, mentre non è tanto facile da capire davvero che cosa provi in questo momento Bonucci. Io posso solo dire che mi sembra che ci sia stata una certa superficialità nel giudicare Criscito, e che nello stesso tempo ci sia anche nei confronti di Bonucci l'accettazione di un dato di fatto che forse non può essere accettato così tranquillamente. In realtà la distinzione tra i due casi nasce dal fatto che mentre Criscito ha ricevuto l'avviso di garanzia in maniera così spettacolare, Bonucci non ha ricevuto niente, però le due posizioni poi, a quanto risulta alla stampa, ai media che si occupano direttamente delle inchieste, non è poi così diverso, sono indagati tutti e due, quindi teoricamente indagato uno e indagato l'altro, se la differenza è soltanto la consegna dell'avviso di garanzia, mi pare poi che sia abbastanza un sofisma tutto, cioè in altri termini, o sei garantista per tutti e due o sei colpevolista per tutti e due, secondo me. Non vedo poi tutta questa grande differenza. In ogni caso, a quello che mi hai chiesto tu posso rispondere che apparentemente, in effetti, devo dire che Bonucci sembra molto tranquillo. Tra l'altro, Prandelli lo ha inserito in tutte le formazioni titolari che ha provato finora, tranne in una prova che ha fatto a porte chiuse in una parte dell'allenamento di oggi pomeriggio, nella quale ha schierato Chiellini centrale e non lui, però teoricamente la difesa titolare dell'Italia è una difesa a 4 con Maggio e Chiellini sugli esterni e Bonucci e Barzagli centrali, e ricalca molto la difesa della Juve. Tra l'altro Bonucci è un giocatore considerato molto importante da Prandelli perché consentirebbe eventualmente nel corso della partita il passaggio alla difesa 3, molto collaudata della Juve, semplicemente con la scalatura della posizione di Chiellini. Quindi diciamo che Bonucci è anche rafforzato nella sua tranquillità dal fatto che Prandelli gli sta dando grande fiducia e punta molto su di lui per l'europeo. Enrico, guarda, noi ti salutiamo, ti chiedo solamente un'ultima lettura da parte tua, visto che poi ieri analizzavamo anche la questione con Malcolm Pagani del Fatto Quotidiano. Dicevi giustamente, è stata presa sotto traccia questo problema, questo scandalo che è nato forse in sordina già dallo scorso anno e poi è esploso in tutta la sua flagranza in queste ultime settimane. Secondo te dobbiamo attenderci, adesso questa è una tua sensazione, ovviamente non possiamo avere in mano tutte le carte, però ci dobbiamo attendere qualcosa di ancora più grande nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Cioè il peggio deve ancora arrivare o già siamo a buon punto, tra virgolette? Io credo che più o meno mi pare già molto quello che è successo, non mi pare Sì. poco, c'è cioè mezza Serie A. Credo che ci possa essere un allargamento perché Napoli di fatto finora non è entrata moltissimo in questo scandalo, la Procura di Napoli, quindi sicuramente le carte di Napoli potranno offrire purtroppo altri elementi nuovi. Così come nello stesso tempo va anche detto che l'aspetto nuovo che potrebbe emergere è quello
del coinvolgimento dei dirigenti, che è un aspetto che finora è stato abbastanza marginale, perché finora questa inchiesta è un'inchiesta che ha puntato soprattutto sui giocatori, poco sui dirigenti, forse perché non sono emerse delle responsabilità dei dirigenti, però sembra che da questo punto di vista qualche sorpresa purtroppo ancora ci potrà essere. Mi pare che i nomi grossi tra i calciatori siano già tutti venuti fuori, però come ha detto Buffon oggi, come aveva detto De Rossi l'altro ieri, la gravità di questo scandalo nuovo del calcio italiano per un calciatore è il fatto che mentre Calciopoli era una cosa che riguardava praticamente soltanto i dirigenti, questa invece è una vicenda che riguarda i calciatori e quindi se una volta si diceva la parte sana del calcio sono i calciatori, adesso non si può più dire. No, qui dalla cupola siamo scesi agli operai, quindi all'interno del mondo calcio. Enrico, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti auguriamo buon lavoro e magari ci risentiremo per parlare di nazionale nelle prossime settimane. Grazie a voi. Buona serata. Ciao. Ciao.